Allora, a chiusura di questa interessante intervista con Stefano Delle Cave, da esperto di cinema ovviamente non possiamo esimerci di chiedergli una panoramica un pochino sulla situazione del cinema italiano, che se ne sentono di tutti i colori, è morto, è vivo. Io tra l'altro ho scritto un articolo che si chiama proprio La questione culturale del cinema italiano, perché paradossalmente è l'ultimo film che ha fatto un incasso notevole, anzi ha fatto il più grande incasso nella storia del cinema italiano, era fino a quest'anno, fino all'anno scorso, La vita è bella. Poi è diventato purtroppo Che bella giornata di Checco Zalone. Ma la spiegazione è semplice, cioè diciamo l'evoluzione del cinema italiano negli ultimi anni, che è andato più sulla commedia, l'intrattenimento, è dovuto anche al fatto del propendere in Italia della televisione. Non ci dimentichiamo che i due più grandi distributori italiani sono la 01 della Rai e la Medusa Film della Mediaset. Il pubblico televisivo non è il pubblico giustamente intellettuale, il pubblico quindi medio, è la cosiddetta massa, quindi il livello si abbassa notevolmente per accontentare la massa, e quindi nascono questi casi ecco, come Checco Zalone. Hai capito, non ti sta molto simpatico? No, cioè non è che mi sta molto simpatico, cioè artisticamente sì. Poi nascono anche quei casi come Natale Bevilese che viene nominato film di interesse culturale. Giustamente lo Stato sa che questi film hanno un guadagno, quindi ci investe purtroppo, però dando dei soldi che sono destinati magari a film più del 6, che hanno diciamo una struttura produttiva più debole e che quindi meriterebbero più di aiuti. Fa pensare, non so, ad esempio l'ultimo film di Martone, che ha avuto una distribuzione molto inferiore a questi film, nonostante la tematica forte sull'Unità d'Italia. Beh, il problema della distribuzione è un altro grosso problema, quello delle sale, della gestione delle sale. Purtroppo molte stanno chiudendo, tanto che io mi chiedo in realtà se poi sia un segno dei tempi di crisi o se probabilmente ce n'erano troppe prima ed era un po' insostenibile, perché poi molte di queste sono tele multisale. Sì. Allora, diciamo, il problema della distribuzione italiana è su vari livelli. Il primo problema della distribuzione italiana è l'importazione dall'estero, e questo va soprattutto al cinema americano. Noi, a differenza di altri paesi come la Francia, che invece ha una legge che obbliga a produrre e a distribuire tot numero di film all'anno, non abbiamo strumenti difensivi contro questo grande potere delle cinematografie americane. Non è un caso, ecco, il celebre processo Berlusconi sulle videocassette. E c'è un altro problema nelle sale, che stanno scomparendo, perché purtroppo con il web abbiamo anche un aumento del fenomeno della pirateria, no? Chiunque si può scaricare il proprio film gratuito senza andare al cinema, rubato magari dalla sala, anche se ancora non è uscito. È diciamo un po' che la comune male, che non è un mezzo gaudio, ma un po' di tutte le espressioni artistiche sul supporto, se così possiamo dire, come la musica, come la pirateria, insomma, che poi in realtà è anche a volte circolazione delle idee, con discorso un pochino dell'open source, insomma, della libertà di circolazione, che purtroppo certe volte però è anche un'aggressione ai giusti profitti di coloro che hanno poi creato. Sì, purtroppo è difficile trovare il limite, il confine. È difficile trovare il confine, trovare diciamo la barriera difensiva da tutto questo, diciamo il rispetto anche per la concezione di autore. Per uscire che in Italia sta anche scomparendo non solo dal punto di vista distributivo, ma anche dal punto di vista produttivo per i continui tagli. Per abbiamo visto una forte dipendenza appunto dallo Stato con il FUS, a differenza di altre cinematografie come quella americana, che invece è tutta privatizzazione. Diciamo un amore, una concezione ecco, di rispetto verso questa forma artistica, verso tutte le forme di arte generale, che in Italia deve essere diciamo restaurata, ripresa. Ma io penso, volevo renderti partecipe di questa mia riflessione. Il problema in definitiva poi dopo sarebbe riuscire a trovare un modo per produrre queste idee creative, e in questo senso in un sistema puramente commerciale avrebbero la peggio diciamo i contributi più d'autore, che sono un po' più di nicchia, perché poi non si riesce a fare cassetta. Però io ricordo che De Sica padre, Vittorio De Sica, per produrre pietre miliari come Ladri di biciclette, come Miracolo a Milano mi sembra che si chiamasse, come Umberto D e così via,
faceva cassetta con filmetti di altro tipo, molto più leggeri, artisticamente probabilmente, però ugualmente validi, perché c'era lui che interpretava, sì. E quindi è un pochino il discorso anche a livello commerciale di diversificazione, si diversifica, si fa entrare soldi in un certo modo e si reinvestono magari in un'idea più artistica, non credi che potrebbe essere un'idea? Potrebbe anche essere questa un'idea, sì. Anche se, cioè, bisogna dire subito, Risinga è lì un altro ambito produttivo, il problema di altri di biciclette è lì, diciamo, il fatto era che comunque l'altri di biciclette è Umberto D, così come i film di Rossellini raccontavano quella gravità di quel tempo, quindi il pubblico si andava perché vedeva se stesso con attori presi dalla strada, quindi il neorealismo e così via. Sono purtroppo film che oggi non potrebbero essere più ripetuti, giustamente. Però non è una cattiva idea, sì, magari creare, ecco, una struttura in modo tale che i soldi riguadagnati dai film di cassetta magari siano investiti nei soldi di film cinematografico, o magari una forma di tassazione che appunto tassi questi film di alto guadagno piuttosto che altri. Nonché anche, diciamo, una migliore suddivisione di quelli che sono i fondi stessi. Se si pensa che il FUS, già, diciamo, dalla terza opera, conta anche se tu già hai vinto qualcosa, chi è il tuo produttore, chi è il giro che sta intorno a te. Questo magari si servirebbe a migliorare il rapporto di autorità e magari farebbe riconoscere questo cinema italiano all'estero, che tuttora oggi, diciamo, tranne le eccezioni come Gomorra, come Il Divo, come Speriamo Terraferma, il prossimo Oscar, non riesce a vincere, non riesce a vincere neanche a casa sua a Venezia. E che è emblematico. Sì, è emblematico, ci deve far riflettere. Non si è profeti in patria, questo è notorio. No, questa è una cosa, vuol dire che noi dobbiamo migliorare molto, dobbiamo ecco, qui, diciamo, anche qui anche noi entrare forse in questo nuovo aspetto che ci fornisce il cinema americano, del rapporto con il nuovo mezzo, col digitale. Dobbiamo anche innanzitutto fare una riforma di genere. Ok, va bene la commedia che è una lunga tradizione, quel neorealismo rosa, però bisogna aprire la cinematografia anche altri generi, che qui non soltanto vuol dire film di mafia, non so, romanzo criminale, ma anche film sul sociale, non so, piuttosto che il thriller, piuttosto che il film storico, che ora in Italia purtroppo stanno scomparendo, tranne giustamente le fiction della Rai, che purtroppo hanno perso anche lì valore, se si pensa alle fiction. I fiction degli anni 70 con Marco Polo, l'albero degli zoccoli, che andavano a vincere a Cannes. Sì, ma dunque, l'albero degli zoccoli, parliamo di Ermanno Olmi, infatti, sì, che era tutto quanto in bergamasco, se non sbaglio, sì. Molto molto difficile, era anche sottotitolato. Sì. Qui l'argomento si apre e diventa sempre più interessante, io andrei avanti un po' oltranza, perché è accennato un argomento che... su cui volevo sollecitarti, le fiction della Rai. Ora, da esperto, secondo te, e da utente, non so se sei utente, sei consumatore, insomma, vabbè, potenziale, però sicuramente conoscitore, quali sono secondo te che salveresti e quali butteresti? Ma guarda, oddio, beh, in questo, guarda, salverei molto quelle della Bibbia, che non erano male, butterei tutte quello, sì, tipo Un medico in famiglia, o Tutti pazzi per amore, che veramente non so perché le facciano. L'ultimo di Favino, ora mi sfugge il titolo, però non era niente, non era male neanche quello, anche se Favino potrebbe pensarsi a qualcosa di meglio che la televisione, fare più cinema. Il problema poi, vabbè, delle fiction in generale sta anche poi nell'evitare di fare copie, così come programmi televisivi con l'estero. Per esempio, tutte le fiction della Mediaset, ti posso dire, sono tutte pro CSI, pro... ma anche Un posto al sole, cioè viene da una telenovela australiana che si chiama Nebo. Dimmi qualcosa su Un posto al sole. Un posto al sole è la rappresentazione della medializzazione del linguaggio televisivo, del campo medio, della mini panoramica, del carrellino. È, diciamo, una prestazione di sistema produttivo televisivo che dice: una settimana devo fare 8 episodi, non posso quindi veramente più regista perché lo devo pagare tanto, mi faccio più registi, devo finire in quella settimana, quindi uso questo mio linguaggio medio basso e mi concentro sulla storia. Mi concentro sul punto di massa, sul pubblico di massa, sulla massaia. E in questo caso non sono neanche vicino, come ho detto, prendo anche un format dall'estero, appunto.
come può succedere anche per altri programmi televisivi, tipo Chi vuole essere milionario, tipo... Ma il prodotto finale secondo te come di Un po' Sassone? Io devo confessare che sono appassionato. Il prodotto finale è un prodotto, diciamo, medio basso dal mio punto di vista, non può essere altrimenti. È, diciamo, la trasformazione del cinema in la televisualizzazione del cinema, si può definire Un po' Sassone. Riguardo la recitazione, e poi ti lascio perché qua stiamo ovviamente allungando i tempi, la recitazione, gli attori, come ti sembra? Insomma, sono una parte importante, anche se non è tutto, insomma. Diciamo, vabbè, non... L'attore di Deno è quello, diciamo, che tende a enfatizzare le sensazioni, emozioni, quello, diciamo, più costruito che possibile. Io, diciamo, sono una recitazione più diversa, una recitazione anti-accademica, va? Un po' libera, un po' non so come, ecco, Daniele Lucchetti, Mio fratello è figlio unico, in cui non c'è la costruzione, ma di fatto c'è l'attore che entra nel personaggio, che interpreta quel personaggio. Sì. Anzi, a me nei miei corsi che ho fatto mi piace molte volte fare interpretare il personaggio all'attore come se fosse l'attore stesso, perché così è più vero, più autentico. Sì. Invece sono contro queste enfatizzazioni, queste costruzioni di fatto accademiche, puramente teatrali, che non sono credibili però. Stefano Delicave, ti ringraziamo per questo contributo, ti auguriamo ovviamente buon congresso, poi sei anche vicino di tavolo perché il tavolo di Quaderni Radicali sta lì vicino, ci incontriamo ancora. Grazie, grazie. Ciao.